Metto la webcam. Quattro. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come detto, oggi, forse mercoledì 12, siamo su SimCity Build It. Praticamente è un giochino dove si costruiscono le città. Io ne ho già costruita una perché ovviamente se io non avvio una serie, però essenzialmente il gioco non l'ho già iniziato da 3 anni prima, non siamo contenti. Solo che il gioco lo ce l'ho da 2 o 3 settimane, essenzialmente. Quando oggi è? 11. Non lo so, fra tipo una settimana. Allora, siamo già belli a che avanti alla fine, no? Abbiamo quasi 71.000 abitanti, una cittadina bella grande. Il problema è che, ragazzi, ho avviato questa registrazione proprio nel momento più inutile. Perché, ragazzi, come potete immaginare, questo qui adesso, allora vi spiego. Ragazzi, qua, ragazzi, ci sono queste case, queste zone residenziali che si possono mettere ovunque. Ovunque ci sia una strada almeno. E quindi è ciò che io ho fatto. L'unico problema, ragazzi, l'unico problema è che ormai ho finito i soldi. Come vedete, i simoleon là sopra in alto, vicino alla webcam, sono qua. Mi sto toccando adesso la più dei soldi, no? Quelli sono 4.448. Io avrei intenzione di comprare, allora vi spiego. Salendo di alcuni livelli si sbloccano i servizi. Io ho sbloccato energia, acqua, acque reflue, gestione rifiuti, incendi, polizia, salute e governo, che vabbè. Gli altri due ancora non li ho sbloccati. Comunque, pompieri, salute e polizia sono i tre problemi più grandi. Cioè, veramente, perché, ragazzi, io per piazzare una casa devo avere queste cose. Altrimenti non posso. Cioè, altrimenti poi si creano problemi e la metà basta. Quindi devo posizionare queste caserme per poter proteggere la mia casa. La mia città, scusate. Ragazzi, quindi dobbiamo fare questo. Cioè, essenzialmente, come vi ho detto, in questo momento non possiamo fare nulla perché siamo bloccati. Quindi, che caspita sto registrando? Per poter fare qualcosa, ragazzi, devo fare altri, non lo so. Allora, devo fare altri 2004 per poter comprare l'altra cosa dei pompieri. Vabbè, devo fare tanti. Aspettate che vedo la calcolatrice del computer. Un secondo. Dovrebbe essere qua. Allora, facciamo standard. Allora, devo fare 4.400 più 7.000, no, 6.700. Allora, ho sbagliato tutto. Allora, devo farne 2000, 2003. Quindi 2300 più 6700 più 14000 più 16000. No, 14000 per 2. Meno 14000 ancora. 14000 più 16000. Devo fare 53.000 monete, mizzica. Devo fare un sacco di monete, ragazzi, perché devo comprare due caserme piccole dei pompieri che costano 6.700. Io ho già 4.348 monete, quindi scialli, abbastanza scialli. Poi devo spendere 28.000 per comprare due cliniche piccole per metterle ai lati. E poi devo pure prendere una clinica grande
in mezzo vicino a queste cose qua dei pompieri della polizia, che tra l'altro devo spostare un secondo, perché dico quella della polizia devo metterla un po' più in alto, altrimenti mi occupa 3400 km di spazio e non va bene. Ok, tra l'altro io, ragazzi, vi do un consiglio: se mai vorreste giocare a questo gioco, vi consiglio un sacco di di allontanare le fabbriche dalla città, perché se no c'è il raggio di inquinamento e i sim sono infelici. Per in questo momento sono al 100% di felicità, poi, ragazzi, andando avanti col tempo, devo girare bene, ok, sono scemo, ho sbagliato, vabbè. Questo qui è il municipio. I sim felici pagano più tasse, aumenta la felicità per incrementare le entrate. Come vedete, io ho 7977 abitanti, non per dire preciso come non so che cosa. Indovinate quando faccio ogni giorno di... ogni giorno, proprio ogni giorno, ogni 24 ore. Indovinate quando faccio... c'è scritto giù, entrate quotidiane. 10.606. Allora, può essere che sbaglio, ma se io ho 70.967 abitanti, non dovrebbe entrare il doppio dei miei abitanti? Mo non dico proprio veramente il doppio, comunque non dovrebbe uscire veramente un sacco. Vabbè, questi che vogliono la scuola, ragazzi, io la vorrei mettere alla scuola. So che la odiano tutti, però vorrei mettere la scuola nella mia città. Solo che è impossibile, ragazzi. Eblo. E vi spiego il motivo per cui è impossibile. Semplicemente perché io, per sbloccare per esempio una scuola materna, una scuola elementare, devo pagare... quanto devo pagare? Devo pagare 40.000 per prendere l'istituto della... il coso dell'istruzione, come si chiamava? Vabbè, comunque devo prendere un coso per educare le persone. Costa 40.000 monete. Ora, ragazzi, secondo voi, io... quando ci arrivo a 40.000 monete? Molto probabilmente quando morirò. Cioè, quindi è inutile. Tanto vale non prenderlo. Cioè, poi... scusate un attimo, andiamo un attimo da questo bot, Daniel. Andiamo alla città di Daniel, questo bot, che è disposto a darci le cose. Oh, no. Io adesso voglio vedere se ha effettivamente delle scuole. Vediamo un attimino. Allora, il telefono. Vediamo. Allora, lui sarebbe l'esempio un po' della città come dovrebbe essere. Della città perfetta. Allora, qui ci sono dei regali che mi fanno. Qua io scuole non ne vedo, detto onestamente. Quella è una scuola, questa è una scuola, non 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 è una scuola. Ragazzi, vedete, non ci sono scuole, nonostante questo sia un bot. Il motivo per cui non ci sono è proprio perché costano un sacco, costano troppo. Eblo. Va bene, poi te li prendo, però devi aspettare. Anche perché il 1109 non è che vendo. Vediamo di vendere qualcosina, così magari riesco a fare un po' più soldi, visto che non ho niente. Posso vendere questo? Che magari riesco a prendere un po' di più. Raga, ogni tanto devo spostare la webcam, ma quello è ovvio. Allora, quindi... comunque, vabbè, voglio fare... che minuto siamo? Siamo già 10 minuti. Allora, ragazzi, ditemi se volete altri episodi su questa miniserie barra proprio serie che faremo. Ditemelo, così li faccio. Ovviamente in vita non li potrò fare ogni settimana, perché è impossibile. Motivo che vi ho detto, cioè... in questo momento io sono in un circolo dove devo aspettare tipo che le tasse arrivino. Cioè, quando io riuscirò ad avere tutti i fondi possibili, allora saremo a posto e potrò
fare tutto e potrò fare video. Poi ragazzi, appena finirò, appena riuscirò a... quindi ragazzi, appena riuscirò a fare tutto, ovvero ad aggiungere una clinica medica, altre due cliniche mediche, una grande, cioè appena riuscirò a prendere due caserme dei pompieri piccole, una clinica media grande e due altre cliniche medie piccole, allora ci potremo rivedere. Ma prima di allora la vedo dura. Anzi, forse devo prendere anche un'altra cosa, quindi no, non devo prendere niente. Perfetto. E quindi sì, dovreste, vi chiedo di aspettare un po', anzi aspettare. Vabbè, l'energia e l'acqua non sono problemi in questo momento, più che altro sono... potrebbero diventarlo però. Ah, precisamente la... aspetta. Polizia... salute... oh! La caspita di salute mi frega sempre. Sempre! Sempre lei! E il problema, ragazzi, è che costa di più! Cioè, mi spiegate perché una clinica medica costa 14.000/16.000, invece la stazione di polizia barra le cose dei pompieri costano 5.000 in meno? Ma come caspita è possibile? Vabbè, raga, bye bye.